Salve, bentornati alle Green TG. Continua la nostra panoramica con gli ospiti su Ecomondo per capire come sta andando questa terza giornata di una delle più importanti kermesse internazionali dedicati all'economia circolare. Siamo in questo caso con un nuovo ospite, Lorenzo Orsenigo, presidente di ICMQ. Ricordiamo che cos'è ICMQ, un istituto di certificazione e marchio di qualità per prodotti e servizi per le costruzioni ed è accreditato a Credia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Grazie direttore. E con lei volevamo parlare proprio come in questo momento il mercato delle certificazioni secondo diverse declinazioni, insomma, dal prodotto all'opera agli operatori stessi. Sì, il mercato delle certificazioni si estende, come diceva lei, su diverse tipologie di soggetti, di operatori, di materie. Partiamo dal prodotto. Oggi c'è un fortissimo interesse da parte del mercato per due strumenti che servono a misurare, questa parola secondo me è fondamentale, la sostenibilità. Perché se parliamo di sostenibilità ma non la misuriamo, come diceva Galileo, ciò che non misuriamo non esiste. Quindi in qualche maniera dobbiamo rendicontare e oggettivare quello che viene fatto. Quindi prodotti, se parliamo dei prodotti, i due temi fondamentali sono: uno, la certificazione della carbon footprint, cioè del contenuto di CO2 dei prodotti. Questo è importante perché ovviamente c'è una politica europea sul tema dei cosiddetti greenhouse gases, cioè i gas che impattano negativamente sull'ambiente. E poi c'è uno strumento che è più completo invece, che è la dichiarazione ambientale di prodotto, Environmental Product Declaration, ovvero sia una carta d'identità del prodotto che racconta quali sono gli impatti del prodotto calcolati lungo tutto il ciclo di vita. Ebbene, parliamo per esempio dell'EPD. L'EPD dall'anno scorso a quest'anno sono sostanzialmente raddoppiate nel mercato italiano, quindi noi ne avevamo circa 150, siamo abbastanza giovani come Program Operator, che è EPD Italy, e quest'anno siamo già a 350. Quindi questo credo dia una sensazione di qual è l'interesse del mercato e quali sono i trend su queste tematiche. Dal prodotto dobbiamo fare il salto all'opera. Ecco, su questo, soprattutto sulle infrastrutture, riscontriamo un grandissimo interesse per la certificazione secondo un protocollo americano che si chiama Envision, che attesta un sistema di rating per la certificazione di sostenibilità delle infrastrutture. Anche qua, da qualche unità, abbiamo fatto prima la certificazione della Napoli Bari, alcuni parchi eolici, abbiamo avuto quest'anno la certificazione del passante autostradale di Bologna da parte di Autostrade per l'Italia, e sono in corso diverse altre opere, da biopiattaforme a altri impianti stradali, impianti ferroviari, come per esempio il collegamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia con Mestre. Quindi questo fa capire che effettivamente anche sulle opere infrastrutturali c'è molto interesse per misurare e rendicontare la sostenibilità. Un altro filone a cui accennava lei è quello degli operatori, quindi sì, le persone. Anche su questo noi oggi abbiamo, sempre riferito al protocollo Envision, più di 350 Envision Sustainability Professional certificati, così come cresce molto la domanda sugli esperti BIM, che sta per Building Information Modeling, cioè la modellazione delle opere, modellazione che non vuol dire solo il rendering grafico ma anche i contenuti informativi su quello che c'è. Quindi un trend assolutamente crescente e che registriamo, ha avuto un effetto molto positivo dal dopo pandemia, cioè c'è stata un'accelerazione su questi fenomeni diciamo dopo il 2020, da quando sono partiti anche tutte le opere e l'interesse per esempio il piano nazionale di ripresa e resilienza, che ovviamente ha creato molte possibilità di investimento per le aziende. Senta, da quello che diceva prima, quindi c'è anche per quel che riguarda gli operatori un importante percorso dal punto di vista occupazionale. Certo, allora il problema è che non si trovano le risorse. Oggi diciamo che la filiera della sostenibilità, chiamiamola così, cioè dal prodotto all'opera, alla digitalizzazione, richiede delle figure molto specialistiche.
purtroppo la nostra università non riesce a oggi a sfornare delle professionalità che abbiano queste competenze, che abbiano anche competenze di project management o di risk management, che è richiesto dalle aziende, perché se vogliamo partecipare agli appalti internazionali ti chiedono anche la gestione del rischio. Quindi, e noi come ICMQ stiamo pensando, l'anno prossimo avvieremo una ICMQ Sustainability Academy, cioè visto che abbiamo queste competenze abbiamo deciso di metterle al servizio del mercato per fare dei percorsi formativi ad hoc che dopo l'università preparino questi ragazzi a un incontro con la domanda del mercato, e quindi a questo punto con dei percorsi formativi specialistici riusciremo a soddisfare quelle che sono anche le esigenze dei più grossi operatori, dal gruppo Autostrade per l'Italia, Ferrovie dello Stato, cioè tutte queste grosse aziende che devono preparare le infrastrutture del paese hanno bisogno di queste competenze, quindi dobbiamo far in qualche maniera incontrare domanda e offerta. Ecco, chiudiamo con questo tema. Più cresce la vostra attività, diciamo, e più crescono le garanzie per la sicurezza dal punto di vista infrastrutturale. Sì, allora la sicurezza è uno dei temi che fa parte della sostenibilità. La sostenibilità sono tre dimensioni: quella ambientale, che è quella diciamo più così forse conosciuta, quella economica, cioè noi non possiamo fare buon ambiente e pessima economia, le due cose devono convivere, così come dobbiamo anche avere un'attenzione al sociale, che è la terza gamba della sostenibilità. Nel sociale ci sono sì gli aspetti esterni della collettività, ma anche gli aspetti interni, quindi il problema legato per esempio alla sicurezza degli operatori, alla sicurezza delle persone, e quindi questo fa parte di uno dei temi che va sicuramente utilizzato. C'è da dire una cosa, se posso chiudere, certo, che per esempio sistemi come il protocollo Envision hanno anche un'attenzione a tutti questi aspetti di gestione del cantiere in maniera sostenibile e quindi più sicura. Grazie a Lorenzo Orsenigo, ricordiamo presidente di ICMQ, l'Istituto di Certificazione in Materia Edilizia. Grazie quindi per essere stato con noi. Noi vi diamo appuntamento al prossimo ospite. Intanto un breve stop. Grazie.